tutti amici e bentornati sul canale. Oh, come promesso, finalmente oggi si comincia con una nuova build up che abbiamo tanto desiderato, una build up o partwork, come si dice anche in gergo anglosassone, che non era previsto arrivasse qui in Italia, ma che grazie all'impegno mio, del giornalista e di tutti gli iscritti al gruppo Facebook dedicato, il Mazinger Z Hachette Italian Team, siamo riusciti finalmente a convincere la Hachette a portare anche qui da noi. Sto parlando ovviamente del build up del Mazinga Z, eccolo qua, finalmente arrivato molto in anticipo rispetto a quanto previsto. Infatti nella fase di abbonamento veniva indicati 45 giorni lavorativi per far arrivare il pacco, invece poi è arrivato praticamente dopo solo un paio di settimane, quindi bene, speriamo di procedere sempre con questa celerità. Anche se comunque ricordo a tutti che siamo ancora con una pandemia in corso, problemi di trasporti, logistica varia, eccetera, quindi è possibile che ci siano in futuro anche dei ritardi, purtroppo su questo tipo di collezioni dovete metterlo in conto, ragazzi, perché succede anche per le uscite in edicola, che sebbene magari siano quindicinali e poi successivamente settimanali, poi quando si va a vedere nei fatti spesso ci sono anche lì dei ritardi nelle uscite, perché purtroppo succede, ragazzi, come in tutte le cose del mondo. Bene, ma a questo punto non perdiamo altro tempo e diamo un'occhiata al contenuto del pacco. Quindi procediamo a togliere, diciamo, i sigilli. Ecco qua. Bene, bene, allora, siete pronti? Il nostro oggetto del desiderio, ragazzi, finalmente tra le nostre mani. Ecco qua, guardate. Allora, cosa abbiamo? Allora, questo è il fascicolo 1 e ovviamente quest'altro successivo è sicuramente il fascicolo 2, infatti. Allora, impressione a caldo, cosa possiamo dire di così come primo impatto visivo? Innanzitutto notiamo che sicuramente non abbiamo le confezioni proposte per il mercato giapponese. Come infatti sapete tutti ormai, le confezioni per questo tipo di collezioni proposte in Giappone prevedono delle vere e proprie scatole quasi da collezione, un po' simili a quelle dei vari Chogokin che siamo abituati a collezionare, per chi è appassionato di questo tipo di branca del collezionismo. E chiaramente era prevedibile, perché comunque qui da noi non è stato mai proposto in tale forma un'uscita di una collezione tra virgolette da edicola. Perché dico tra virgolette? Perché chiamarle da edicola in qualche modo dà sempre un po' l'impressione che sia un prodotto di bassa qualità, il che delle volte è vero, però delle volte non è così. Faccio un esempio per tutti: per quanto riguarda la collezione di Iron Man, in effetti c'erano delle criticità, però nel complesso il modello poi alla fine è bellissimo da vedere, anche se è stato necessario fare alcune modifiche. Per quanto riguarda questo Mazinga Z, io tenderei ad escludere questo tipo di problematiche. Perché? Per il semplice fatto che quest'opera è stata concepita per l'esigentissimo mercato giapponese. I giapponesi, al contrario del mercato nostrano, se una cosa non è di qualità non la comprano. Il giapponese è disposto a spendere, a pagare senza fare obiezione, cosa che invece qui da noi magari delle volte c'è molta polemica sul prezzo, eccetera, però pretende la qualità. Quindi per forza di cose alcune cose qui da noi vengono create un po' a basso costo, proprio per non alzare troppo il prezzo, e questo delle volte ne pregiudica ovviamente un pochino la qualità. In questo caso le parti sono le stesse identiche che sono utilizzate per la collezione giapponese, quindi sicuramente a livello quantitativo non ci sarà da lamentarsi.
Ovviamente, ragazzi, come tutte le cose prodotte in serie in grande numero, può capitare il pezzo fallato. Quello succede anche sui Chocobin da collezione, quindi quante volte magari avete comprato il vostro amato robottino e poi una volta arrivato a casa avete notato difetti di verniciatura. Io stesso, quando ho preso il Grandizer della King Arthur, era arrivato con il mutandone praticamente scollato, con delle parti scollate, no? Cioè, purtroppo succede, perché sono sempre cose fatte abbastanza velocemente e in serie. Quindi è normale che anche nella collezione del Mazinga Z possa in qualche modo accadere di trovare un pezzo fallato. Però non dovete preoccuparvi, ragazzi, perché comunque basta contattare la Hachette attraverso il suo servizio clienti e sicuramente vi verrà sostituito il pezzo. Quindi state tranquilli, non la prendete troppo a male se trovate un pezzo difettoso. L'unica cosa che magari è un po' fastidiosa è che dovrete aspettare magari qualche giorno in più per andare avanti con il montaggio. Però, voglio dire, a parte quello, non ci sono altre difficoltà. Poi vi ricordo che questo tipo di collezioni non è una gara a chi finisce per primo. Si va avanti per almeno 2 anni, ragazzi, quindi prendetela con tutta la calma possibile, ok? Altro consiglio che vi do: come vedete qui ci viene fornito un cacciavite. Normalmente questi cacciaviti non sono proprio di qualità eccelsa, quindi magari poi acquistatene qualcuno un pochino più discreto. Io adesso questo ancora, chiaramente, come vedete, non l'ho potuto testare, però se ecco, i cacciaviti di solito sono forniti così di serie, normalmente tendono a rovinarsi dopo pochi utilizzi, quindi magari acquistate un buon cacciavite o anche un paio di varie misure, poi magari vi consiglierò bene quali prendere e andare avanti con quelli, perché sicuramente ci farete almeno tutta la collezione, ok? Bene, a questo punto io direi di procedere allo spacchettamento anche di queste parti e procedere con il montaggio, come direbbe il nostro amico nonché scudiero del bravo giornalista, il nostro amato Koji. Jingo, Pilderon! Allora, si comincia! Bene, ragazzi, eccoci qui. Allora, per prima cosa, prima di immergerci nelle fasi di montaggio, ancora una piccola delucidazione. Allora, come vedete, nella plastica che ho rimosso qui dal fascicolo 1, riporta la scritta 14inale con la data 17/8/2022. Data che ancora ovviamente deve arrivare. Perché questo? Perché ci anticipa la data entro la quale verrà proposto in edicola. Quindi noi dal 17 agosto, per chi di voi vorrà cominciarlo in edicola, potrà farlo. È indicata la scrittura 14inale perché almeno le prime 10 uscite normalmente sono ogni 14 giorni, quindi sicuramente andremo un po' lenti in partenza. Poi successivamente dovrebbero diventare settimanali. Anche per quanto riguarda gli abbonati, comunque inizialmente i pacchi conterranno meno fascicoli rispetto, diciamo, a quando si andrà a regime, quindi sicuramente alla fine, quando sarà il momento poi di partire anche con l'uscita in edicola, non ci sarà tutto questo grande distacco tra noi abbonati e chi acquisterà in edicola. Ovviamente i clienti da edicola non avranno alcuni regali, a cominciare da tutti i vari figurini o pupazzetti, come vogliamo chiamarli, che andranno poi ad ornare tutta la base hangar, chiamiamola, che verrà fornita con la collezione, e tutti i vari regali aggiuntivi, compreso il jet builder e il secondo jet scrambler. Quindi uno dovrà fare un po' una valutazione se vuole collezionare tutto, oppure se può anche fare a meno di quegli oggetti. La base invece hangar, quella dovrebbe essere fornita di serie a tutti, perlomeno non era specificato diversamente sul sito, quindi presumo che quella venga fornita anche a chi acquisterà in edicola. Comunque consiglio a tutti di interpellare la Hachette in merito e chiedere conferme prima di scegliere quale modalità di acquisto fare, ok? Allora, diamo un'occhiata veloce anche a cosa contiene la confezione, quindi oltre ai pezzi, vediamo un po', c'è una specie di brochure informativa, vedete, con questa bellissima immagine del Mazinga Z, ecco qua, questa è stupenda per esempio, qui ci viene fatta un'introduzione generale, come vedete, della collezione.
Ah, qui in questa pagina centrale vengono riportate tutte le varie armi, vedete? Raggio ciclonico, raggio termico, l'overpilder che appunto viene fornito, i pugni a razzo, i missili perforanti, le scurie atomiche, il jet scrander, come vedete, questo è il primo modello, i propulsori fotonici, raggi fotonici, la luce azzurra dei raggi congelanti, la base espositiva dotata anche di LED e il telecomando che attiverà tutte le funzioni. E poi per finire c'è questo poster, diciamo, che dà le dimensioni reali, ecco qua, vedete, dice dimensioni reali di quanto verrà grande il modello, quindi già potrete farvi un'idea di quanto verrà grande. Cioè, purtroppo non ho abbastanza campo, aspettate, vediamo se posso in qualche modo, ecco ragazzi, guardate, fate il confronto con il tavolo e con le mie mani, cioè parliamo di un modello di questa portata, che io sappia, e l'amico giornalista potrà correggermi se sbaglio, non c'è mai stato un modello stile Chogoking di questa altezza, forse ci avviciniamo o anche superiamo con i cosiddetti plasticoni, con quei, diciamo, modelli realizzati in PVC e ABS eccetera, ma diciamo un modello con parti metalliche, che io sappia, è la prima volta che arriviamo a queste misure. Peccato che questo poster sia un po' tagliato su un lato, quindi non riporti il braccio sinistro del modello, sarebbe stato bello anche per attaccarlo magari a parete, purtroppo è così. Qui, come vedete, ci danno anche una bella panoramica su tutto quello che riguarda l'anime del Mazinga Z. Ci sono le schede tecniche, la guida degli episodi, la guida al montaggio tra manga e anime, quindi fanno dei confronti, le schede dei personaggi e alcune curiosità chiaramente sulla nascita di Mazinga Z. E poi c'è anche una galleria di opere d'arte, diciamo di quadri, stampe eccetera, dedicate appunto al Mazinga Z. Qui c'è l'invito a comprare ovviamente anche la seconda uscita, 6,99 anziché 12,99. Poi chiaramente per chi invece si abbona il pagamento avverrà tutto online. Bene, allora diamo anche un'occhiata a quello che riporta il fascicolo, eccolo qua. Come vedete si comincia parlando di Garada K7, uno dei primi mostri appunto con cui il Mazinga Z si è confrontato. Qui da questa parte trovate tutti i riferimenti che vi possono servire per contattare l'editore o per prenotare la vostra copia in edicola. Ci viene indicato anche di fare la raccolta differenziata, ragazzi, questa è una cosa da non sottovalutare. Ragazzi, io non voglio fare il moralista o quello che vuole salvare il mondo a tutti i costi, perché purtroppo non è una cosa fattibile così con poco. Però se tutti quanti facciamo la nostra parte a cercare di fare in modo di gettare i rifiuti correttamente, sicuramente il mondo un pochino più pulito sarà. Poi se riusciremo a salvarlo o meno non lo so, questo dipenderà anche dagli sforzi futuri. Però non ci costa nulla separare la mondezza in plastica da quella in carta, quindi io vi invito a farlo, facciamolo, perché così almeno la nostra coscienza sarà, diciamo, pulita per questo, per quello che riguarda questo, ok? Bene, non voglio annoiarvi oltre, allora proseguiamo appunto con la visione del fascicolo. Ecco qua, come vedete ci sono molte schede dettagliate che illustrano alcune fasi proprio dell'anime. Qui si parla nel dettaglio dell'overpilder, la, diciamo, navetta con cui è possibile fare l'agganciamento sul robot. Ecco qua. Qui ci sono il Mazinga Z, Afroditea, Koji, Sayaka, Professor Yumi, Boss Robot, Boss Nuce e Nuke, il Dottor Inferno, è chiamato Dottor L, ma chiaramente è la stessa cosa, Barone Ashura e i vari mostri meccanici. Come potete vedere, lo sculpt del Mazinga Z, come un po' per tutti i robottoni degli anime giapponesi, non è che sia sempre standard. Quindi, come potete già vedere da queste due semplici immagini, qui è piuttosto, diciamo, una muscolatura normale, se vogliamo, e qui sembra un po' in sovrappeso.
Quindi anche nel ricercare, diciamo, le vere proporzioni esatte del Mazinga Z nei vari Chogokin, secondo me lascia un po' il tempo che trova, perché poi alla fine, ripeto, ogni volta in un episodio diverso magari le forme nelle proporzioni non erano proprio identiche con gli episodi precedenti. Quindi ragazzi, alla fine diciamo che ognuno di noi si appassionerà di più alle proporzioni che ritiene quelle più giuste, però polemiche varie su come deve essere proporzionato alla fine non credo che abbiano molto senso. Ah, qui c'è un'immagine completa, vedete? Questa anche sarebbe stata bella averla, no, di poster. Ci sono chiaramente i dati tecnici del Mazinga Z così come è stato concepito, ovvero altezza 18 metri, peso 20 tonnellate, velocità incamminamento 50 km all'ora, velocità di corsa 360 km all'ora, forse un po' esagerata per un mecha di queste dimensioni, velocità di immersione 20 nodi, questa ci può stare, velocità in volo Mach 3 con il jet scrander, presa 150 tonnellate, potenza 650.000 cavalli valore, materiale Superlega Z e fonte energetica energia fotoatomica. Bene, poi come vedete qui si cominceranno le fasi di montaggio. Come vedete sono illustrate abbastanza bene sul fondo bianco, quindi ogni parte è ben evidenziata. Le figure sono anche abbastanza grandi, quindi non dovremmo avere troppe difficoltà nel montarlo, ma comunque io farò appunto questi tutorial proprio per dare una mano magari a chi è meno pratico o meno esperto in queste cose, perché è vero che questo sarà un Chogokin, ma è anche la prima volta che abbiamo a che fare con un Chogokin da montare nel vero senso della parola. Per gli altri era solo magari da accoppiare qualche piccola parte, qui invece lo dobbiamo proprio montare da zero. C'è una panoramica di quello che ci aspetta per il numero successivo e l'immagine finale dietro al fascicolo con la testa del Mazinga Z. Testa del Mazinga Z che è proprio quella che ci accingiamo a montare, quindi cominciamo subito ad assemblare le parti del fascicolo 1. Mazinga! Allora ragazzi, la prima cosa che vi consiglio di fare ogni volta che vi arriveranno le parti è verificate i pezzi presenti nella confezione con l'elenco che viene fornito qui. Come vedete c'è anche una foto. Dovete fare in modo che quello che sta qui deve essere lo stesso contenuto diciamo inserito nel blister, in maniera tale che saprete già se potete procedere al montaggio o se dovesse mancare qualche pezzo, che purtroppo potrebbe anche capitare. Per fare questo tipo di collezione, come vedete, sono indicati gli strumenti utili, quindi è utile diciamo reperire un tronchesino di precisione di quelli da modellismo, un taglierino detto anche cutter e della colla per il modellismo e uno stuzzicadenti. La colla per il modellismo io vi consiglierei le colle della Tamiya, che è una casa giapponese di modellismo molto molto buona. Le prime parti che andremo ad assemblare sono questi diodi LED. Come vedete c'è un singolo diodo LED sui primi cavetti, ok? Su questi pezzi, diciamo su queste scatoline di plastica nera. I LED che dovremmo montare per primi sono identificati con la sigla 00111. Si differenziano dagli altri che troviamo nella confezione, ovvero dai 00110, perché questi ultimi hanno due LED sopra la schedina invece di uno. Quindi attenzione a non confonderli. Per prima cosa però procederemo appunto con questi da un LED. Allora, rimuoviamo questo tubicino protettivo. Questa è un'altra cosa che vi fa vedere che la collezione era prevista per il mercato giapponese, perché io in vita mia non avevo mai visto proteggere un cavetto LED con un tubicino così. Rimuoviamolo anche direttamente già sul secondo, così ce lo troviamo pronto. E prendiamo la prima scatolina, quella identificata con il codice 00112. Eccola qua. Come le riconoscete? In realtà sono praticamente uguali, solo che una ha questa, diciamo, aletta forata sul lato sinistro e una ce l'ha sul lato destro, vedendole sempre in questa posizione. Ok, allora a questo punto prendiamo uno dei due cavetti, ok? Questi sono identici, vi faccio vedere, quindi questi non è importanza quale dei due vogliate usare per primo, vedete? Sono uguali.
e lo andiamo ad applicare qui sulla scatoletta. Praticamente va inserito così in verticale sopra la scanalatura che trovate qui, diciamo selezionata sopra la scatolina di plastica. Lo fate scendere dentro in questo modo. Potete anche piegare delicatamente il cavetto verso il basso se volete, ok? In questo modo qua. Quindi molto semplice, ragazzi. Adesso andiamo a recuperare l'altro cavetto, quello con i due LED, come vi dicevo poc'anzi. Anche in questo caso togliamo la protezione. Non tirate mai, se vedete che non esce fuori bene, fatelo sempre con calma. E lo andremo ad applicare qui sopra la scatolina. Farà un pochino da coperchio in pratica. Chiaramente dovrete orientare il LED rivolto verso l'interno della scatolina. In questo modo. A questo punto prendete l'adesivo che ci è stato fornito insieme a questi altri, quello indicante la sigla A5, e lo andiamo ad applicare a circa 5 mm di distanza dai LED sul cavetto dei LED doppi, quindi in pratica il cavo LED 00110, che sarebbe poi questo che abbiamo messo sopra a coprire, diciamo, a mo' di tetto. Quindi attenzione, facciamo un po' di spazio qua. Lo applichiamo, allora ecco qua, lo applichiamo così appena superata, diciamo, la zona dell'asola dove c'è il foro, vedete, e poi lo chiudiamo, cerchiamo di far combaciare le parti tra loro in maniera da non farlo sporgere magari troppo male. Ecco qua, non deve essere proprio perfetto, però insomma più lo mettete ordinato e più bello sarà da vedere. In questo modo. Adesso proseguiamo il montaggio recuperando queste parti trasparenti. Ce ne sono state fornite due, che a vederle sembrano praticamente identiche, ok? Solo che avranno qualche piccola differenza evidentemente. E sono identificate con delle lettere. Come potete vedere, da questa parte c'è una L qui all'angolo, anche se si legge a malapena, mentre su quest'altro troveremo la lettera R. In questo caso noi prendiamo quella con la lettera L e andiamo a separare le parti. Per questo sarebbe necessario magari utilizzare un cutter da modellismo, ma se non lo avete potete anche semplicemente ondeggiare i pezzi o ruotarli e poi magari rifinirli in seguito una volta tagliati con una piccola limetta oppure appunto con un cutter da modellismo. Prestate molta attenzione quando fai effettuare il taglio a non tagliare le parti necessarie, ovviamente, ok? Sono abbastanza chiare, nel senso che comunque qui va tagliato proprio a livello di dove, diciamo, stringere un pochino la plastica, no? Prima di arrivare al pezzo vero e proprio, e qui va fatto in corrispondenza di questa, diciamo, parte che è molto più stretta, ok? Attenzione anche alle mani, a non farvi male, ovviamente. Appoggiatevi sempre su una superficie. Ecco qua. In questo modo. Poi chiaramente dovremo rimuovere questa parte più sporgente, vedete? Anche per questa ripoggerete su una superficie e poi utilizzerete il cutter. Ecco qua. Potete grattare eventuali ancora residui facendo così con la lametta. Anche se poi non è proprio una cosa necessaria da fare, alla fine questo è più un virtuosismo, ok? Bene, questo qui che vi avanza potete anche metterlo da parte, ma chiaramente è un pezzo da gettare. Ora
Orientate così la parte, con questa specie di tettuccio verso l'alto, e prendete la parte 00106, questa qui, ve la mostro meglio, prendetela in questo modo. La dovete andare ad infilare nel foro presente sulla parte 005. Spingete delicatamente fino in fondo, ovviamente, e dovrete ottenere questo. Come vedete è molto facile. Consiglio ovviamente a quelli della mia età più o meno, che sanno benissimo che la vista incomincia ad essere più debole, di usare comunque gli occhiali mentre lo fate, perché comunque sono parti già un pochino piccole, poi trasparenti, quindi l'occhiale è sicuramente molto utile. Però possono essere utili anche le lenti da modellismo, anche per tutti, per lavorare magari in maniera più precisa. Guardare sempre l'orientamento, vedete che questo tende a andare in questa direzione, ok? Ora posiamo questo qui sul piano di lavoro, recuperiamo la scatolina dove abbiamo messo i LED in precedenza, questa qui. Adesso questa parte trasparente in pratica dovrà andare ad innestarsi qua sopra, in questo modo. Ci viene indicato però di incollarla in questo caso. La colla suggerita nel fascicolo è questa, la Revell Contact Professional, che come vedete ha un beccuccio che consente di dosare in maniera estremamente precisa la quantità di colla. Però io mi sento di suggerirvi anche l'uso di quest'altra, sempre della Revell, la Contact Clear, perché è quella specifica per parti trasparenti come quella appunto che ci accingiamo a diciamo incollare. E visto che la parte in questione è proprio trasparente, con questa colla saremo sicuri di non lasciare, diciamo, aloni residui che potrebbero compromettere in qualche modo la trasparenza. Questa tra l'altro è una colla dotata di un pennellino, così vi sarà anche molto, diciamo, facile poter applicare la colla sopra, anche perché poi ne serve veramente poca, ragazzi, eh? Ecco qua. Poi prendiamo appunto la parte trasparente. Ricordate che l'orientamento deve essere con questa specie di tettuccio rivolto verso l'alto, e l'andiamo ad applicare qui davanti. Tenete spinto ai lati per qualche secondo per dare modo alla colla di aderire. E questa prima parte dell'assemblaggio è fatta, come vedete il pezzo già si tiene. Ovviamente concludiamo il montaggio del pezzo inserendo anche l'adesivo A6, che in realtà era stato indicato sul fascicolo da mettere già in precedenza, ma non ha importanza, possiamo metterlo anche così alla fine. E questa parte è pronta. A questo punto la mettiamo da parte, recuperiamo la scatolina nera che ci è rimasta, prendiamo il LED singolo, anche in questo caso che ci è rimasto. Attenzione sempre ad orientarlo in maniera tale che la parte delle saldature corrisponda alla parte qui aperta della scatolina, altrimenti non entrerebbe bene. E inseriamo il LED nella scatolina in questo modo. L'inserimento è facilissimo, come vedete non deve dare problemi, ok? Ecco qua, in questo caso recuperiamo l'adesivo che riporta la scritta A1 e lo andiamo ad inserire anche qui a circa
mezzo centimetro, eccolo qua. Sì, io ho tolto il cavetto dalla scatolina, ma non ha importanza, ragazzi, questo lo rimettiamo dentro dopo che abbiamo applicato bene l'adesivetto. Eccolo qua. Adesso riportiamo in posizione la schedina LED. In questo modo. Recuperiamo il cavetto a doppio LED che mancava, l'ultimo praticamente che avevamo ancora da montare. Come fatto in precedenza lo andremo a mettere qui sopra a mo' di tetto, però a questo punto prima ci inseriamo l'adesivo marcato A3, così lo abbiamo già inserito e evitiamo di farlo dopo. Anche in questo caso prendiamo circa una distanza di mezzo centimetro, più o meno ovviamente, non è, deve essere proprio misurato, ripeto. In questo modo, e lo andiamo ad applicare sopra a mo' appunto di tetto. Così. Ora prendiamo la copertura trasparente marcata con la lettera R, qui nell'angolino, separiamole con il cutter, quindi separiamo questa parte con questa qui piccolina e le andremo ad assemblare sopra la scatolina nera. Orientiamolo sempre con la parte, diciamo, del tettuccio verso l'alto. In questo caso, ovviamente, quando inseriremo questa parte, dovrà essere orientata come in questo modo in cui, che vi farò vedere ora. Così. Ok? Quindi guardandolo qui dall'alto, dovrà essere orientato sul lato sinistro. Ora prendiamo nuovamente la colla applichiamola un pochino qui ai lati e andiamo ad innestare la parte trasparente sopra. Tenete ovviamente spinto per alcuni secondi per dare modo alla colla di aderire. Vi ripeto, si possono usare anche altre colle, eh? L'importante è che evitiate il ciano acrilato, il cosiddetto attack, perché quello potrebbe lasciare degli aloni bianchi che soprattutto sulle parti trasparenti poi non è bello perché le opacizza. Potete usare anche le colle, altre colle della Tamiya, ovviamente che sono di ottima qualità. Comunque il mio consiglio è che se dovete incollare delle parti trasparenti sarebbe bene optare per una colla specifica per parti trasparenti come appunto questa Contacta Clear o Clear della Revell. Non è una sponsorizzazione, è solo un consiglio, ragazzi. Ecco qua. Anche in questo caso il montaggio di questa parte è fatta. Ricordatevi che uno è marcato R, quindi sarà destro, e un altro sarà il sinistro. A questo punto andiamo avanti con il montaggio. Ora recuperiamo questa placca qui, la 00109, eccola qui,
la dovremo tenere orientata in questo modo e prendiamo il cavetto, il primo gruppo cavi LED che abbiamo assemblato, quello marcato con le lettere 5 e 6, ok? Prendiamo i cavi e li inseriamo delicatamente uno alla volta nel foro qui di sinistra, se guardiamo così la placca, ok? Prima uno, poi l'altro, altrimenti non entrano. Raggomitoliamo un pochino qui gli adesivetti in maniera tale da farli passare anch'essi attraverso il foro. Aiutarli tirando leggermente dall'altro lato, ma senza esagerare, quindi proprio delicatamente. E poi lo andremo ad adagiare in questo modo. Praticamente gireremo il pezzo in maniera tale che sia visibile questa linea qua e che questa asola forata vada in corrispondenza del foro che è sulla placca, in questo modo. A questo punto prendiamo il cacciavite che ci è stato dato in dotazione, questo qua, o uno migliore se lo avete, recuperiamo dalla bustina una delle viti che ci sono state date e andremo a bloccare il pezzo in posizione. Allora, il cacciavite che ci hanno dato, noto che è magnetizzato già. Per chi però dovesse avere problemi, magari non ha una buona tenuta, potete sempre rimagnetizzarlo con un cosiddetto magnetizzatore, che è un piccolo aggeggino che dopo vi faccio vedere e costa pochissimi euro e che per chi fa queste collezioni diventa molto utile. Ok, allora, una volta in posizione, inseriamo la vite. Ruotate la vite sempre molto lentamente, ragazzi, quando avvitiamo sulle parti in plastica, perché altrimenti si potrebbe anche spanare la plastica, perché ruotare troppo velocemente la surriscalderebbe. Bisogna fare solo pochi giri per arrivare a fine corsa, avete visto? Non è necessario andare molto oltre. E il pezzo risulta montato in questo modo. Ora facciamo la stessa cosa per quell'altro gruppo ottico, questo qui. Ecco qua, prendiamo un'altra vite e analogamente a quell'altra parte appena montata andiamo a posizionare il pezzo in maniera definitiva avvitando. Ecco qua. Ora non ci resta che assemblare gli occhi sopra la mascherina esterna, questa qui. La parte qui della maschera esterna sembra non abbia difetti di verniciatura, quindi molti erano preoccupati per la qualità, ma perlomeno nel mio caso direi che non riesco a evidenziare un problema del genere. Ok? Allora, come dobbiamo operare? Se riuscite a vedere qui dalle immagini abbiamo dei piccoli pernetti sporgenti, ok? Applicheremo un goccino di colla in quei punti lì. Io opterò per questa qui, la Contact Clear, proprio perché comunque poi andremo ad infilarci sopra la mascherina degli occhi che è in plastica trasparente gialla, quindi per evitare aloni userò quella. Ecco qua. Prendiamo la mascherina orientata in questo modo e la andiamo a posizionare sopra. Controllate che i pezzi si inseriscano all'interno dei perni, ovviamente, spingete leggermente. E il gioco è fatto. Eccolo qua. Ragazzi, vi posso dire che già la sola mascherina è bellissima.
Ok, e con questo ragazzi si finisce il montaggio delle parti allegate al fascicolo 1. Ovviamente rimangono ancora alcune parti da assemblare, sono quelle della corona interna della testa dove andrà a posizionarsi l'overpilder, ma quella probabilmente verrà applicata successivamente, ok? Sto parlando di queste parti qua, ovviamente, questa e quest'altra, ok? Allora, possiamo procedere con l'assemblaggio delle parti allegate al fascicolo 2. Machine go! Eccoci qua, fascicolo numero 2. Diamogli un'occhiata veloce. Anche in questo caso abbiamo l'elenco delle parti allegate al fascicolo. Purtroppo la spedizione dei fascicoli fatta con il package fatto in questo modo crea che i fascicoli arrivino con gli angoli un pochino piegati. Vabbè, pazienza, non si può vedere tutto nella vita. Come vedete avremo da montare le parti della corona del Mazinga Z. Non dovrebbero esserci particolari difficoltà di montaggio. E poi c'è una, diciamo, illustrazione, un articoletto sulla cabina di pilotaggio del Mazinga, quindi dell'overpilder. Abbiamo la prima occhiata a Douglas M2, quindi a uno dei mostri meccanici del Dottor Inferno, e altre curiosità relative sempre diciamo all'anime, ok? E questa bellissima foto artistica del Mazinga Z con Koji. Bene, allora possiamo anche cominciare con il montaggio. Oh, in questo secondo fascicolo andremo ad assemblare le parti della corona tra loro. Ci sono state fornite queste ulteriori parti, che probabilmente sono quelle esterne, sono fatte in metallo, contrariamente a quelle del fascicolo 1 che erano in plastica, ok? E le andremo ad accoppiare tra loro. Attenzione, dovremmo usare delle viti. Viti che però, al contrario di come avveniva in altre collezioni, non sono identificate in maniera univoca, ma sono così messe, diciamo, un po' mischiate tra loro. Come fare allora per riconoscerlo? Beh, basta che diamo un'occhiata all'elenco dei componenti allegato qui nel fascicolo. Come potete vedere, sono indicate le viti e indicato quante ne contiene ogni bustina. Quindi avremo del tipo 11 10 viti, più una di cui una di scorta. Del tipo 12 7 viti, che una è di scorta, e del tipo 13 3 viti, di cui sempre una di scorta. Ok, quindi questo sarà il modo per poterci, diciamo, districare tra le difficoltà. Quindi a questo punto direi che conviene aprire le bustine e verificare il numero delle viti di ciascun tipo. Ecco qua, le ho separate, ne abbiamo 3 nere lunghe, ne abbiamo 7 argentate e 10 di tipo corto e nere. Ok, quindi già in base a questo riusciamo a capirlo meglio. Allora, per assemblare la parte della corona ci viene indicato di usare le viti di tipo 12, che, come possiamo vedere dal fascicolo, sono quelle, diciamo, di numero 7, quindi quelle argentate. Allora, cominciamo. Chiaramente la forma la possiamo vedere dal profilo, ok? Controllate che deve combaciare bene tutto quanto, devono spianare bene, ovviamente, nella sezione laterale. E poi procediamo ad inserire le viti inserendole qui internamente. Il mio consiglio è di non stringere mai troppo, nel senso, arrivate a fine corsa date una leggera appena sentita in più, una leggera avvitatina in più e poi basta. Non forzatele a morte perché altrimenti potreste spanarle. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa con l'altra, con le altre due parti di semicorona. Con
accoppiamole tra loro, verifichiamo che tutto spiani perfettamente ai lati, ok? E inseriamo altre due viti, una qui e una qui. Ora procederemo ad assemblare le due parti della corona sopra questa piastra dove abbiamo montato il gruppo ottico. Allora, come procederemo? Innanzitutto osserviamo bene la piastra. Vedremo che ci sono dei perni rialzati, c'è un perno più grande forato rialzato e poi ci sono quattro fori. Ogni semicorona avrà questa serie di fori qua, vedete? Questo più piccolo qui in alto e questo più grande. Quello più piccolo chiaramente dovrà corrispondere a questo perno qua, mentre quello più grande andrà su questo perno rialzato forato, in questo modo. Allora, posizionatelo sopra, tenete presente che lo guarderete in questo modo, il pezzo e il pezzo della corona deve essere orientato così. Andrete a metterlo qui sopra, vedete, si aggancia sul foro più piccolo del perno, ok? Mentre quello più grande andrà ad innestarsi sul perno, quello forato, in questo modo. Molto semplice, poi lo vedete perché il pezzo ci casca dentro praticamente da solo. Poi dovremo andare a fissare il tutto utilizzando le viti, quelle piccoline nere, il gruppo da 10. Ne prenderemo due quindi e andremo ad inserirle nei rispettivi fori. La prima vite andrà qua, mentre la seconda vite andrà su questo foro qua. Quindi attenzione a non confonderlo con il foro del perno rialzato grande, questo qui di lato. Non è qua che va messa, ma va messa su questo foro più indietro, ok? Ecco qua, ripeto, non forzate le viti, controllate chiaramente che siano a fine corsa, date una leggera strettina proprio per essere sicuri, ma senza forzarla a morte perché sennò rischiate di fare danni. Adesso facciamo la stessa cosa con l'altra semicorona, quindi la andremo a posizionare. Ovviamente dovete essere sicuri che spiani bene, quindi controllare che entri bene nei fori, i vari perni devono essere perfettamente inseriti dentro, in questo modo. E adesso andremo ad inserire le altre due viti qua e qua per tenere bloccato il pezzo in maniera definitiva. Utilizziamo sempre le viti che facevano parte del gruppo di 10. Ecco qua ragazzi, in questo modo. Ora andremo ad inserire la copertura della nuca. Prendete la corona così montata nella posizione da dietro, in pratica prendiamo il pezzo della corona del coprinuca, scusate, e lo andiamo a far scivolare delicatamente in posizione così.
ovviamente assicuratevi che sia entrato correttamente, dovrà essere bloccato in posizione su questi due fori qua, e utilizzeremo due delle viti argentate, quelle che facevano parte del gruppo di 7. Se vi fa difficoltà la vite all'entrare, muovete leggermente indietro il pezzo, perché potrebbe essere fuori asse il foro. Quindi fate qualche prova e poi riprovate, ok? Che chiaramente l'allineamento potrebbe non essere perfetto al primo tentativo. Ecco qua, la prima vite è messa. Ora inseriamo la seconda. Ecco qua, anche in questo caso vi ricordo sempre di non stringere a morte, perché comunque stiamo avvitando su una parte in plastica che farà da battuta. Se la pressione esercitata dalla vite sul pezzo in plastica diventa troppo forte, potremmo far spaccare questa parte della base della piastra del Mazinga. Quindi attenzione ragazzi, poi ripeto, non serve mai stringere a morte sulle parti, diciamo, dei modelli, perché normalmente difficilmente si vanno a svitare. Se poi avete proprio questo terrore, esiste un prodotto chiamato frenafiletti, potrete usare quello semplicemente bagnando la filettatura della vite dentro quel liquido e poi avvitarla. Quello creerà un film che farà un po' quasi da collante e eviterà che la vite possa svitarsi senza che voi utilizziate un cacciavite, ok? Però non dovrebbe, secondo me, essere necessario in questo caso. Ora passeremo a montare i pezzi del generatore del raggio ciclonico. Allora, la prima operazione che faremo è chiudere il serbatoio composto da queste due parti, e lo faremo utilizzando due viti di tipo 11, che erano quelle nere piccoline, che erano in numero 10, come 10 pezzi in pratica, e quindi riconoscibili da quello. Ecco qua, il coperchio va applicato in questo modo. Poi prendete una vite, appunto, di quelle piccoline nere e andiamo a chiudere da un lato il serbatoio. Anche in questo caso vi ricordo di girare il cacciavite lentamente. Ecco, arrivate a fine corsa e non forzate oltre. Ok, in questo modo. Ora andiamo ad applicare il generatore di nebbia, che è questo dispositivo qua. Come lo facciamo? Allora, innanzitutto identifichiamo il lato superiore da quello inferiore. Il lato superiore è quello dove è presente la tacca dove passa il filo, ok? Mentre quello inferiore è questo. Andiamo ad applicarlo facendo in modo di far combaciare, appunto, la parte diciamo del generatore in corrispondenza del passaggio del filo su questa tacca qui del serbatoio. Una volta identificato il lato superiore, quindi ripeto ancora una volta questo, dove è la tacca da cui fuoriesce il filo, lo andiamo a posizionare sopra il serbatoio. Come vedete anche qui c'è la tacca, quindi facciamo corrispondere l'uscita del filo in quel punto là e poi andiamo ad inserire delicatamente il pezzo all'interno. Controllate che l'orientamento sia corretto, che non ci siano ostacoli al posizionamento del pezzo, in questo modo, ok? Andiamo ad applicare sopra la placca metallica che lo terrà chiuso in posizione. La placca metallica ha i fori che da un lato sono svasati a cono. Adesso cercherò di farvi vedere meglio. Vedete? E le viti andranno inserite da questa parte qui, da questa direzione. Quindi non da questa parte dove vedete che diciamo i fori si presentano su una superficie completamente piatta, ma andranno inserite dalla parte dove si presenta la svasatura conica, ok?
Ovviamente questo orientarlo è facile perché ci sono tre fori, uno qua, uno qua, uno qua. Basta posizionarlo sopra i rispettivi fori e il gioco è fatto. Andrà bloccato poi in posizione mediante l'utilizzo dei tre viti di tipo 11, sempre quelle famose vitine nere che erano presenti in numero 10 pezzi. Ovviamente mettere la prima sarà molto facile. Vi consiglio di non stringerla completamente prima di aver posizionato la seconda vite, che darà il giusto orientamento all'inserimento di tutte e tre le viti, ok? Perché potrebbero essere leggermente fuori asse, quindi magari mettendone già due avremo una migliore canalizzazione delle parti. Una volta inserita anche la terza vite, potete portare a fine corsa tutte e tre le viti. Fine corsa significa che appena arriva battuta e sentite che la vite non gira più, dovete interrompere, non forzate in maniera ulteriore, altrimenti potreste spaccare qualcosa. Ecco qua. Il pezzo completato è questo qui. Una volta assemblato il generatore di nebbia, applichiamo l'adesivo con la lettera A4 sul suo cavetto, in maniera tale da farlo rimanere identificato. Io adesso, consultando le istruzioni, ho notato che forse è meglio fare un po' più di spazio piuttosto dei 5 mm dichiarati a loro, e adesso vi farò vedere il perché. Quindi mettiamolo, diciamo, un pochino più in alto, intorno alla centimetrata e mezza circa, perché ho notato che in alcune fasi di montaggio poi sennò le bandierine qui potrebbero andare da fastidio ad alcune cose. Dove in particolare? Beh, la cosa l'ho notata adesso qua, dove dobbiamo andare ad applicare il serbatoietto appena montato, perché le bandierine andavano proprio a finire in corrispondenza di questi fori, quindi davano fastidio. Io ho tirato leggermente piano piano le bandierine un pochino più su. Se lo fate ancora adesso che fa caldo e la colla ancora è fresca dell'adesivo, sicuramente riuscite a spostarle senza difficoltà anche voi in una posizione un pochino più alta, come ho fatto io. Fatelo sempre tenendo però con le dita stretto il cavo, in maniera tale da non tirare il cavo, perché altrimenti potreste dissaldare la piastrina del LED, ok, su cui sono collegati i cavi. Una volta sistemate le bandierine, andiamo a posizionare bene i cavi, ovviamente in maniera da non far dare fastidio al montaggio del generatore della nebbia, e orientando il casco in questo modo, con il coprinuca da questa parte, andremo a montare il serbatoietto in posizione in questo modo, vedete? Per farlo utilizzeremo le viti di tipo 13, quelle che erano in tre pezzi, praticamente, cioè fornite in tre pezzi, scusate, non mi sono espresso bene, e che sono quelle nere lunghe in pratica, ok? Ecco, come vedete è arrivato anche il gatto. Saluta, ciao a tutti. E li andiamo ad inserire. Anche i gatti amano il Mazinga Z.
Ripetiamo l'operazione applicando la seconda vite. Ora possiamo portare in posizione anche la vite applicata per prima. Ecco qua. E il serbatoietto risulta montato. Ovviamente dovrà avere il foro in corrispondenza degli occhi, come vedete qua. Visto che qui andrà posizionata la mascherina poi della bocca. L'ultima parte che ci rimane da fare per questo fascicolo è inserire la guarnizione del tappo del serbatoietto, che sarebbe questo qui. Quindi inseriamo questa guarnizioncina che ci sarà fornita. Queste esistono anche in idraulica, quindi non dovrebbe essere difficile sostituirla con una nuova in caso di rottura o di usura. Eccolo qua. Bene ragazzi, con questo per oggi è tutto. Spero che vi siate divertiti almeno quanto mi sono divertito io nel montare queste prime parti del Mazinga Z. Vi ricordo di lasciare un pollice in su, il cosiddetto like al video, se ritenete che il video sia stato bello e utile per voi. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in maniera tale da essere prontamente avvisati ogni qualvolta uscirò un nuovo video, tra cui anche quelli appunto del nostro grande Mazinga Z. Senza il grande, sono sempre il grande Mazinga, però vabbè, ci siamo capiti. E vi ricordo anche di visitare le pagine Facebook del canale, trovate il link in descrizione. Visitate anche i profili Instagram e Twitter del canale, dove troverete anche foto e informazioni relative ad altri tipi di argomenti, magari non proprio sempre legati a quello che esce qui sul canale in video, ma sempre molto interessanti. Vi ricordo inoltre di unirvi al gruppo Facebook, il Mazinger Z Hachette Italian Team, dove troverete tanti amici che partecipano alla collezione e che devo ringraziare, perché grazie soprattutto alla collaborazione con loro se siamo riusciti a convincere Hachette tutti insieme a portare questa collezione qui in Italia. Quindi siamo noi il gruppo di riferimento, il gruppo che ha spinto in tutti i modi verso l'editore per fare questo miracolo, miracolo che finalmente per una volta è avvenuto. Speriamo di convincerlo anche in futuro a portare nuove collezioni di quelle proposte in Giappone che piacciono tanto a noi collezionisti robotici. Ok? Un saluto a tutti ragazzi e come direbbe l'amico Koshi, Machine Go, Pile Down On! Ciao ciao a tutti!